Buongiorno e benvenuti a una nuova edizione del TG del Salone Internazionale del Libro di Torino. Un saluto da Sabrina Colandrea e Monica Merola. Tanti gli appuntamenti che nella seconda giornata hanno allietato il pubblico di amanti della lettura. Tra i grandi nomi, la Presidente della Camera Laura Boldrini, il Capo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone e il fumettista Zero Calcare. E questa mattina in Sala Azzurra il Sindaco Piero Fassino è intervenuto durante l'incontro internazionale Una nuova via della seta che passa da Torino. In Sala Rossa invece, in occasione della pubblicazione di Erasmo nel Notturno d'Europa, il giurista Gustavo Zagrebelsky e il critico letterario Carlo Ossola hanno parlato del grande umanista fiammingo Erasmo. Alle 15.30 in Sala Rossa il più amato dizionario di cinema italiano premierà i giovani talenti. Una giuria di esperti, capitanata da Ferzan Özpetek, visionerà con il pubblico i tre migliori cortometraggi che entreranno nella prossima edizione del Morandini. Presenti i nomi del cinema e della cultura come Neri Marco Re, Alvaro Urbacher, Cristiana Capotondi e Geppi Cucciari. E il critico d'arte Filippo Daverio racconterà le avventure artistiche del Novecento alle 12.30 in Auditorium, mentre il suo collega Vittorio Sgarbi terrà una lezione magistralis sugli anni delle meraviglie da Giotto a Pontormo alle 21 in Sala Gialla. Lo scrittore Gianrico Carofiglio presenterà il suo nuovo romanzo noir La regola dell'equilibrio alle 17 in Auditorium. In Sala Rossa alle 18.30 invece la conduttrice Daria Bignardi racconterà al pubblico il nuovo protagonista del suo ultimo libro, Santa degli Impossibili. E alla stessa ora all'Arena Bookstock uno dei maestri del fumetto italiano Leo Ortolani dialogherà con lo scrittore Paolo Nori su fumetto e graphic novel. E al Salone si attendono non solo grandi nomi della letteratura e dell'editoria, ma anche del mondo della musica, come Morgan e Vinicio Capossela, che incontreranno il pubblico alle 19.30 rispettivamente all'Arena Bookstock e in Sala Gialla, e Francesco Guccini, che presenterà il suo ultimo romanzo in Auditorium alle 20.30. Questi sono solo alcuni degli appuntamenti. Per essere sempre aggiornati sul Salone e sugli eventi del programma, vi rimandiamo al sito internet www.salonelibro.it. Per seguire in diretta gli eventi che vi interessano potete cercare su Twitter gli hashtag ufficiali di quest'anno, Salto15 e Saltoff. Vi ricordiamo inoltre che su tutti i sistemi operativi è disponibile gratuitamente Salto, l'applicazione ufficiale del Salone. Un grazie per averci seguito, il TG torna domani, arrivederci da Monica Merola e Sabrina Colandrea.